Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio». I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole, ma Gesù riprese: «Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: «E chi mai si può salvare?» Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio». Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi a causa mia e a causa del Vangelo che non riceva già al presente 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel futuro la vita eterna». Parola del Signore. Amici telespettatori, la parola di Dio è tagliente come una spada a doppio taglio. La parola di Dio viene a illuminare le realtà terrene, ci scruta dentro. Non possiamo nasconderci alla parola di Dio. Possiamo fingere, ma sappiamo che si finge. Se ascoltiamo la parola, rimaniamo sconvolti dalla realtà terrena, umana, dalla mentalità del mondo. La mentalità del Vangelo, la mentalità di Gesù Cristo, è il nostro bene, è la nostra salvezza, la salvezza eterna. Il Libro della Sapienza, la prima lettura, ci fa dare il giusto peso alle cose. Non è il benessere, non sono le ricchezze, non sono le cose di questa terra che contano, perché le dobbiamo perdere tutto, dobbiamo lasciare tutto. A che serve tutta una vita fatta di sacrifici, di rinunce, per guadagnare, per stare meglio, arricchirci, potere, successo, per che cosa? Che poi alla fine tutto finisce e chi più ha, più finisce male. Abbiamo nella mente i grandi dittatori di questa terra, nella storia passata, recente, tutto questo benessere e ricchezze, a che gli sono servite? La loro fine è quasi tutti una fine di disgraziati, di persone che hanno fallito la loro vita. Abbiamo visto questi grandi personaggi così suicidarsi, uccidersi, uccidere, rimanere sconvolti nella cattiveria, nel male, nella rovina. Nei grandi potenti della terra non c'è la gioia, non c'è la festa, non c'è la serenità e la pace, ma chi è che mette tutta la sua vita nel guadagnare, nell'arricchirsi,
pieni di pensieri, di problemi, di situazioni, sempre sembra che voglia godersi la vita, ma non se la gode mai, perché quando è il momento di godersela, la vita finisce e non ci rimane niente. Anzi, io ripeto spesso, chi lascia qualcosa alla sua morte lascia la cattiveria, l'odio e il rancore, perché si litigheranno tutto i parenti, non saranno contenti, anche se lasciate uguale per tutti, ci sarà sempre chi pretende di più, chi vorrebbe di più. E quanta cattiveria! Molte famiglie unite tra parenti nella gioia e la pace si rovinano, si sciupano, finisce tutto nel momento che uno lascia qualcosa nell'eredità, da bisticci per i campi, per i terreni, per i soldi, per di qui, per di là. Chi c'ha i soldi sta sempre preoccupato, e i ladri, e la borsa, e le tasse, qui e là. Sempre problemi, problemi. C'è gente che lavora tutta la vita e non se la gode neanche, perché appunto poi viene la malattia e viene la morte. Finisce tutto su questa terra. Allora la parola del Signore ci invita a capire i veri valori. I beni il Signore vuole che li abbiamo, ma per usarli bene, per la gioia, per la donazione, per il bene, per vivere una vita serena, tranquilla, senza angosce, senza prepotenze, senza questa angustia, questa preoccupazione continua, fissati nel guadagnare, nel stare meglio. Se poi perdiamo qualcosa, allora è la rovina, ci sta male, siamo agitati, che vita! Allora si capisce il messaggio del Vangelo. Questo giovane ricco che vuole andare dietro a Gesù. Voglio la vita eterna, che devo fare? E Gesù gli dice comandamenti. Ma quelli ho sempre fatti, fin da piccolo. Ebbene, allora una cosa ti rimane. Se veramente vuoi la vita eterna, lascia tutto i beni che hai, dalla ai poveri e seguimi. Questa è la parola di Gesù, parola di Gesù che guarda negli occhi di questo giovane fanciullo, giovane buono, bravo, osservante, lo guarda negli occhi e gli propone un bene eterno, ma il giovane rifiuta, aveva troppi beni, non voleva lasciarli, si allontanò triste per non aver ascoltato la parola del Signore. Anche noi, se ci rivolgiamo a Gesù, ci guarda negli occhi e ci dice: non è da vendere tutto, dare via, come diceva gli apostoli, ma staccarci dalle cose, non dare importanza, metterle in secondo piano, prima Dio, prima il bene, prima l'onestà, prima la virtù, prima Dio. Dio è di sopra di tutto, poi tutto il resto è un dono di Dio, usiamolo per fare il bene, usiamolo perché rimanga in noi nella gioia e nella pace e per la vita eterna. Il giovane ricco non ce la faceva, non ce l'ha fatta. E gli apostoli si meravigliano e Gesù lo dice: i ricchi difficilmente entreranno nel regno di Dio, perché chi è attaccato ai beni terreni, alle cose terrene, è attaccato a ciò che finisce, che marcisce e non gusta, non si prepara alla vita eterna. Ecco l'importanza della parola, amici degli spettatori. Stacchiamoci dalle cose terrene, usiamo i beni, terreni per quelli che il Signore ci dà. Ci sono quelli che sono avari, tirchi, muoiono magari poveri ma pieni di ricchezze che non usano, perché è l'avarizia. Ci sono altri che sperperano tutto e sono quelli che tutta la vita lottano per raggiungere che cosa? La morte, la vita terrena che finisce, che lasciano tutto. Diamo importanza alle cose che Dio ci dà, alla provvidenza, però guardando la luce di Dio, vivendone per quello che è necessario, senza strafare, senza inorgoglirci, senza possedere. La risposta di Gesù, degli apostoli a Gesù:
Ma noi, apostoli, abbiamo lasciato tutto. Che poi cosa avevamo lasciato? Le reti, una barca, poco più. E ti abbiamo seguito. Allora a noi che succederà? E Gesù dice questo per loro e per noi. Chi ha lasciato tutto per il regno di Dio troverà tutto per la vita eterna. Anzi, su questa terra non gli mancherà nulla. Avrà il 100 per 1 di quello che ha lasciato sulla terra, lo avrà sulla terra e la vita eterna dopo. Questa è la ricompensa di Dio. Chi vive così nella luce di Dio, nella provvidenza come i santi, hanno vissuto la vita gioiosa, senza problemi, senza angosce, senza tristezze. Hanno lodato Dio, hanno goduto di quelle cose che Dio gli ha dato, se ne sono servite per fare il bene, per prepararsi all'eternità, al premio, il 100 per 1 su questa terra e poi il regno dei cieli nella vita eterna. Questo è quello che il Signore promette a ciascuno che, vivendo da cristiano, vive della parola del Vangelo, testimonia la parola del Vangelo, si comporta come un vero cristiano. Se andiamo a guardare invece intorno a noi o dentro di noi, vediamo come proprio il benessere, le cose di questo mondo sono la causa della nostra tristezza. La felicità non sta nei beni, ma nella gioia di fidarci di Dio e vivere giorno per giorno godendo dei benefici che Dio ci dà facendo del bene. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Chi lo capisce? Chi c'ha Dio? Chi non c'ha Dio non lo può capire. Vuole accumulare, accumulare, mettere da parte, per che cosa? Amici telespettatori, è una parola importante questa, tocca sul vivo oggi, proprio la nostra mentalità sociale, umana, economica, tutto quello che ci circonda, siamo sempre angosciati, vogliamo guadagnare, vogliamo star bene, sacrifica la vita, la famiglia, per avere più lavoro. Si lavora anche la domenica, due lavori anzi, più due lavori, tre lavori per guadagnare di più e perdere la pace, la famiglia, il benessere sereno con Dio, la gioia di stare insieme. Abbiamo guadagnato tanto, il valore economico della moneta oggi vale, ma perde di significato perché poi gira e gira non conta niente. Vediamo anche questi popoli poveracci, messi male, che però godono di ogni piccolezza. Noi non siamo mai contenti, non ci basta mai. Vediamo, sì, tante persone muoiono di fame, quella non è colpa di Dio, è colpa del nostro egoismo, del nostro sistema sfruttatore di potere, di benessere. Noi vogliamo far sì che gli altri non abbiano, perché dobbiamo avere noi. Se noi abbiamo e loro hanno, non siamo contenti. Noi dobbiamo avere e loro non devono avere niente. Questa è la mentalità dell'uomo della terra. Ascoltiamo la parola del Signore. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso. Attenti, non è per tutti, è per quelli che si attaccano ai beni, che vivono, ci sono persone sante, anche re e regine, sono santi che hanno vissuto la loro vita nelle attività umane, sociali, eccetera, ma non erano attaccati, facevano del bene, aiutavano gli altri, hanno lasciato poco forse sulla terra, ma sono guadagnati il paradiso, la vita eterna. Vi auguro a voi, amici degli spettatori, che possiate comprendere questa parola e vi dia la pace e la gioia, il 100 per 1 su questa terra e poi la vita eterna.